Ciao a tutti, il video di oggi è per quelle mattine in cui abbiamo pochissimo tempo, ma vogliamo ugualmente provare a sintonizzarci con il nostro corpo. Quindi è una pratica brevissima per il mattino. Oggi cominciamo in Balasana. Gambe unite. Ci andiamo a distendere. Appoggiamo la fronte a terra e le braccia vanno lungo i fianchi. Usiamo questa posizione un secondo per appunto sintonizzarci col nostro respiro. Portiamo il respiro solo a livello delle narici, del naso. In questa posizione sentiamo la pancia, la gabbia toracica espandersi. E ancora un paio di respiri qua. Sentiamo il respiro, sentiamo il corpo come sta. E poi andiamo ad appoggiare le mani a terra davanti a noi e semplicemente andiamo in quadrupedia. Polsi sotto le spalle, ginocchia sotto le anche. Continuiamo a stare col nostro respiro. La mattina è così importante. E andiamo, quando inspiriamo, a creare spazio anteriormente, spalle verso il basso. Quando espiro, chiudo, lascio andare il collo, respingo il pavimento, addome verso la colonna. E lo ripeto altre 5 volte quando inspiro. Penso di creare spazio, non penso di aprire o di arcuare la colonna, penso di creare spazio anteriormente. E quando espiro, creo spazio posteriormente. E ancora inspiro. Ed espiro. E mi ascolto. Lascio che a guidarmi sia il respiro e chiudo. E l'ultimo inspiro. Ed espiro. Ora torniamo con la schiena neutra. Andiamo a muovere un po' il bacino, come se fossi in piedi e volessi fare delle belle rotazioni. Vado a destra, poi chiudo. Vado a sinistra e apro. E continuo a ruotare in questo modo. Non importa che il movimento sia preciso, cerchiamo semplicemente di muovere il bacino il più possibile in tutte le direzioni. E piano piano posso lasciare che la schiena venga coinvolta, quindi quando sento di aprire, apro e creo spazio anteriormente come prima, mentre quando chiudo, chiudo e porto il coccige verso il basso e anche la corona. Ne facciamo ancora due in questa direzione. Inspiro ed espiro. E inspiro. Ed espiro e subito cambio giro. Quindi inspiro e apro. Espiro e chiudo. E chiudo e 3 inspiro e chiudo e 2 inspiro e chiudo benissimo, alluce con alluce, allargo bene le ginocchia e vado in Balasana un secondo in questa variazione. Braccio in avanti, collo morbido, dei piccoli no con la testa per sciogliere eventuali rigidità del collo,
Io spesso mi sveglio un po' rigida, chissà come dormo, in quali posizioni strane. Ancora due respiri qua. Benissimo. Da qua andiamo inspirando, piano piano a scivolare in avanti. Scivolo in avanti, comincio a separare i piedi fra loro e quando sono a questa altezza appoggio la pancia, distendo le gambe. Inspiro e posso rimanere qui in un piccolo cobra oppure continuare il viaggio verso l'alto. Da qua scendo un pochino, attivo l'addome, porto giù la testa, torno indietro verso Balasana, non arrivo fino in fondo. E subito di nuovo scivolo in avanti, allargo le tibie, appoggio la pancia, piccolo cobra o cobra. E lo ripeto un'ultima volta, vengo indietro, vado ad allungarmi e poi inspiro, voglio creare ancora più spazio anteriormente, apro, apro, apro. E vengo indietro e di nuovo, questa volta unisco alluce con alluce e torno in Balasana. E ancora qualche respiro qua, forse dei piccoli no con la testa, se no posso rimanere anche statica. Bene, ed è qui, avviciniamo le mani alle ginocchia, srotoliamo la colonna verso l'alto e andiamo piano piano a salire sulle ginocchia con la schiena lunga verso l'alto. Bene, da qua possiamo o lasciare i piedi sul dorso oppure puntarli, scegliamo come siamo più comodi, più stabili. E andiamo a portare le mani orientate in questo modo nella zona lombare. Inspiro e creo spazio anteriormente. Le spalle rimangono basse, il bacino magari avanza, il collo rimane morbido. Quando espiro, appoggio il dorso dei piedi. E vado in Balasana, appoggio la fronte a terra, lascio andare le braccia e poi quando inspiro di nuovo srotolo verso l'alto, rimango coi dorsi a terra oppure vado sulle a puntare i piedi e apro. Espiro e chiudo e lascio andare. E ne facciamo ancora tre. Inspiro, srotolo sul finire dell'inspirazione, appoggio le mani e apro. Espiro e mi chiudo. E ancora inspiro. Ultimo, vengo su, mani ancora nella zona lombare, apro, rimango qui qualche respiro, mi ascolto. Per chi già lo sa fare, può andare ad appoggiare le mani sui talloni, continuare ad aprire e stare qui per 3, 2, sentiamo tutta la parte anteriore che si apre, 1. Per risalire da qua vi consiglio di staccare un braccio, venire su, inspirare ed espirare per l'ultima volta. Balasana. E rimaniamo qui un secondo. Inspiro. Espiro. Sento la schiena che si rilassa, magari oscillo destra e sinistra. E poi mani vicino alle ginocchia e srotolo verso l'alto la colonna e rimango seduta sui talloni. Se questa posizione dovesse essere difficile, posso mettere un blocco qua di modo da sedermi sul blocco e avere il bacino un pochino più rialzato. Bene, da qui semplicemente inspiro, apro ed espiro, creo spazio posteriormente, chiudo, chiudo, chiudo. E lo ripetiamo altre 4 volte. Inspiro. Ed espiro. E inspiro.
Espiro. Negli ultimi due inspiro. E l'ultimo inspiro. Ed espiro. Torno al centro, inspiro, creo spazio verso l'alto, espiro, ruoto e vado ad appoggiare l'esterno della mano sinistra al di fuori della gamba destra, la mano sinistra viene dietro, magari si intreccia al fianco sinistro, una leggera torsione. Rimango qui qualche istante. Torno al centro di nuovo, creo spazio e vado dall'altra parte. Torno al centro e gli ultimi tre respiri insieme, inspiro. E lascio andare. Inspiro. E l'ultimo inspiro. E lascio andare. Benissimo. Vi lascio la vostra giornata, che sia meravigliosa. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere con un mi piace o con un commento e noi ci vediamo al prossimo video.